Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Bob Winter, che vuole che parli del film del 1976 di George Pascosmatos, Cassandra Crossing. Cassandra Crossing è una coproduzione americana, inglese e italiana, dove vivono tantissime star, per un film che è diventato un cult assoluto e che guadagnò tantissimo all'epoca. Fu un bel successo commerciale per un film, ripeto, che è un thriller, diciamo così, catastrofico, col contagio, con alcune parti di azione e tante parti drammatiche e di tensione. Per una storia molto semplice, in realtà un trio di terroristi cerca di fare un attentato all'organizzazione della sanità e viene praticamente a contatto con dei virus mortali. Due di questi muoiono, uno riesce a scappare con il virus in corpo, monta su questo treno e incomincia a contagiare i viaggiatori, che iniziano a morire uno dopo l'altro. A questo punto viene contattato il governo e si cerca di fare in modo appunto di salvare quelli che sono all'interno del treno, mandandoci lì gente e cercando di trasportare tutti verso un posto appunto dove dovranno essere probabilmente curati. Ma per arrivare a questo posto dovranno passare su questo Cassandra Crossing, che si sa che è un posto che forse non potrebbe assolutamente reggere il peso del treno. E di lì tutto quello che succederà in un film che fa, in realtà, come ho detto, del thriller, del giallo, ma anche dello spionaggio, anche un certo del film politico, la sua forza. A George Pascosmatos ha girato, secondo me, quasi tutta cacca, tipo Cobra o roba del genere, però ha anche girato Il discreto Tombstone, e questo è forse il suo film migliore, Cassandra Crossing. Perché è un cult assoluto, visto da ragazzino, un film che mi terrorizzava in un certo senso, più per la condizione a cui venivano messi i nostri protagonisti che per la storia stessa, che comunque era angosciante, il virus e tutto il resto, le morti. Il nostro alpinista, interpretato in maniera splendida da Martin Sheen, in mezzo a un cast clamoroso, il protagonista Richard Harris, la grande Sophia Loren, Burt Lancaster, all'epoca il giovanissimo O.J. Simpson, Ava Gardner, John Philip Lowe, famoso per essere il Diabolic in Italia, Ingrid Tully nel ruolo della dottoressa, Lionel Stander, Lee Stenberg, il mitico Ray Lovelock, Alida Valli, Luca Stella, insomma un cast infinito per un film che però è coralissimo e che funziona alla grande proprio per dei dialoghi ben fatti. Certo, non è un capolavoro, è un bel film, è più un cult probabilmente, ogni tanto invecchiato in qualcosa, ma che riesce comunque a funzionare. Stavolta la sceneggiatura dello stesso regista assieme a Tom Mankiewicz funziona perché riesce, come ho detto, a tenerci attaccati, e poi è cattiva. Ci sono molte condizioni e situazioni che non ti aspetti sui personaggi, quindi un film che in un certo senso utilizza il sistema, diciamo così, dell'inferno di cristallo, di questi tipo di cinema così airport, ma viene trasportato su un treno e il tutto assume però una sensazione orrorifica. Il film fa paura nel vero senso della parola, nel senso che riesce a metterci l'ansia addosso di un qualcosa, di un terrore che sale, sia per la condizione appunto del virus, che già è molto intrigante, poi per il fatto che il treno non deve essere fermato, quindi un'altra condizione di terrore, e in più il terrore dato appunto da quelli che ti dovrebbero aiutare, che in realtà si capisce già che vogliono farti finire nella merda. Un cult totale della mia epoca, un film che su a memoria, un film del quale forse non è nemmeno forza critica, ma è uno di quei film che guardo sempre stravolentieri, uno di quei film che mi hanno anche cresciuto in un certo senso, che ripeto continuano a mettermi in una condizione di disagio, proprio perché il mondo che descrive comunque è un mondo terribile, abbastanza appunto comandato da questi potenti che, pur di non far sapere la verità, sono disposti a sacrificare tutto per un film, ripeto, che ha un grandissimo montaggio, un'ottima fotografia, delle grandi musiche di un Jerry Goldsmith in forma smagliante, per un'opera, ripeto, che riesce a mettere insieme tutti questi attori, ma riesce anche a sacrificarli, riesce insomma a farci entrare dentro una condizione, ecco, di messa in scena, che riesce in questo caso, almeno per buona parte del film, a farci rimanere attaccati a qualcosa che in un certo senso diventa topoi per molti altri film. Ma qui siamo di fronte, come ho detto, a un'opera che tirava fuori un regista che poi si è andato a perdere in America di brutto, e che comunque, diciamo, aveva dalla sua delle grandi interpretazioni, come ho detto, un livello tecnico notevole per un certo tipo di cinema, e anche non a altissimo costo, che però riusciva a unire tutti questi cazzo di star. E poi insomma è un film che riesce a creare attenzione tutta all'interno del treno, perché tranne le scene insomma dove vengono mandati il cane, le cose fuori per far studiare appunto gli scienziati una soluzione al virus, che viene anche trovata, ma non gliene frega un cazzo ai militari, ripeto. Quindi è un film che manda in angoscia e che riesce a creare una grande tensione e una bella azione. Certo, ripeto, è un film della mia epoca, è un film forse che non so ben criticare, perché io lo amo sotto ogni punto di vista, quando mi rendo conto che comunque ogni tanto la sceneggiatura sciaborda, ogni tanto la regia poteva essere migliore, ma ripeto, secondo me questo è un film comunque assolutamente da dargli un'occhiata, perché un cult così è di quelli che non si dimenticano, proprio perché comunque ha all'interno delle schegge veramente di grande cinema, che il nostro Cosmato secondo me andrà sempre più a perdere. Detto questo, il link del film è qua sotto, su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e lo ridio. Questo Cassandra Crossing è uno di quei classici film con cui sono cresciuto, cult totale, me lo riguardo sempre volentieri, e ripeto, e dava il senso di un certo tipo di cinema, corale, di un certo tipo di cinema, anche come ho detto, thriller, ma soprattutto catastrofico, che non veniva massacrato dagli effetti speciali, ma veniva tenuto su alla stragrande da una messa in scena comunque di ottimo livello, e che trovava appunto nella tensione la sua gratificazione.